fingiamo un applauso, una cosa di questo genere. Buongiorno. Buongiorno, in diretta dalla Scuola Holden di Torino, dedicata al celebre attore William Holden, che tutti ricordiamo, di cui ho guardato la biografia su Wiki. Ah, non è lui? Ok, è Salinger, ma io non lo scoprirete velocemente, non so niente di letteratura, di radio, di nulla di nulla, però raccontiamo a caso. Tu, Linda, sei fornita di microfono. Linda Ovena, un applauso per Linda Ovena, la mia... Buongiorno. Badante, buongiorno Linda. Allora, vorrei chiederti, visto che io non lo so, appunto, di lanciarti subito tra il pubblico, così andiamo a chiedere immediatamente cos'è la Scuola Holden, qualcuno ce lo spiega. Chi non sa la risposta viene mandato a rifare le medie, quindi purtroppo vediamo un po'. C'è qualcuno che si offre? Nessuno, vediamo. C'è quell'entusiasmo tipico di una serata a novembre a Bucarest, prego. Mi chiamo Tiziano. E hai un maglione notevole, bellissimo Tiziano. Grazie. Okay. È già Natale qua a Torino, volevo dirlo per chi è a casa. Beh, sempre è meglio portarsi avanti, questo esatto. È il mio pensiero. Allora Tiziano, dove siamo? Spiegamelo, spiegacelo, spiegalo allora, agli amici a casa. Per chi è alla ricerca di una scuola diversa dal solito, non con i soliti canoni di un'università, sì. Può venire tranquillamente in questa scuola dove imparerà... E cito delle parole testuali della spiegazione. Hai studiato, abbiamo preso uno che la sa. Questa è bella questa cosa. Dovresti anche dire una cosa molto bella su Barico, velocemente, tipo allora, un uomo. Grazie. Allora, citando delle parole proprio della scuola, qui puoi imparare dallo scrivere un libro, un romanzo, a sì. Un bugiardino di un medicinale. Sì. Lui è vero, sì, ok. Okay. E inoltre potrai diventare regista o scrittore di ogni ramo, dal giornalismo allo storyteller. Okay. Disoccupato, ok, perfetto. Molto bene. No, tra l'altro. Allora, no, tra l'altro io sono entrato a questo proposito perché intanto mi hanno spiegato che siamo dentro una caserma, quindi ci sono atti di nonnismo, mi fanno i gavettoni, no, non succede, va bene. E io entrando, perché appunto io cerco sempre di orientarmi leggendo gli insegni, ho letto che questa è una scuola di storytelling and performing arts. Esatto. Perché c'è questo rumore? Perché una delle rubriche di Lateral, poi magari ne parliamo più tardi, che non abbiamo finito, si chiama Fastidio, ed è dedicata all'abuso di anglicismi. Adesso francamente si poteva dire anche narrazione, arti performative, sì, però vabbè, però va più, comunque va bene, siamo molto contenti. E dopo di me, tra l'altro, alle 11 ci sarà Alexander Baric che parlerà per un po', che va bene. Allora, che bello essere qui a Torino, questa città straordinaria. Tra l'altro io ho visto veramente pochi mesi di governo 5 Stelle, è cambiato tutto, no? Veramente quella è venuto un po' di tempo fa, quell'edificio a punta che c'è in centro, non c'era, no? L'ha fatto l'Appendino, straordinario. No, ha cambiato tutto. Per esempio, Chiambretti, chi è che l'ha visto? Da quando c'è l'Appendino? È 1,95, una cosa che sanno in pochi. E Marchionne, pensate, Torino è così bella che Marchionne ha detto, vabbè dai, ci passo, faccio un salto a vedere come sta la Fiat, mi trovo bene in Olanda. Vabbè, e poi però ecco, una notizia che ho sulla Stampa, pagina 9, che riguarda Torino oggi, per capire... Insomma, in realtà lancio un piccolo appello, quindi insomma, se qualcuno di voi può accoglierlo naturalmente. Quanti torinesi ci sono qua? Perché questo io sto facendo poi il ganassa, quasi nessuno, diciamoci la verità. Però ecco, una cosa, non so se si possa vedere, io mi sono fatto mettere la telecamera, ma la telecamera non funziona, e quindi è un po' come il programma di governo del governo Renzi, eccolo qua. Allora, ombre e veleni sul bilancio, la finanza in comune a Torino, giallo milionario sulle partecipate, sconto grillo Fassino. Ho un messaggio da Fassino, se qualcuno ha 10 euro per un panino, lui li prende volentieri. No, comunque, vedremo cosa succederà, sappiate che sabato domani smette di funzionare tutto, perché Fassino pare si fosse speso tutto in non so che cosa, anche se qualcuno mi dice Viagra, io non so se sia vero, perché dicono che Fassino sia uno che gli dà parecchi, non lo so se sia vero. Vabbè. Chiedere a Juventus? Non vergognatevi, su. Perfetto, benissimo, allora vi ruberò solo qualche minuto, così siamo pari. E poi va bene, chi non ha mai ascoltato il programma e non sa chi sia io, ovviamente, alzate la mano, non abbiate paura, perfetto. Chi credeva che io fossi il cuoco, Bottura, eh? Va bene. Aspetta, poi chi è stato tratto in inganno, gli hanno detto guardate viene uno a fare la rassegna stampa e pensava fosse Fiorello, vediamo un attimo, niente, purtroppo nessuno, va bene. Di Barico abbiamo già parlato, allora facciamo così, noi oggi facciamo, poi chiacchiereremo poi più tardi un pochino più a lungo insomma di cos'è questo programma è una rassegna stampa satirica, lo dico anche per quelli che sono a casa, perché io non ho ascoltatori, è una rassegna stampa che è fatta
con un microfono messo in un modo strano. Veramente mi sembro Ambra ai tempi di Boncompagni o la Boschi quando deve spiegare la riforma, ecco, sono più o meno uguale. Però ecco, nella segna stampa in cui io parlo un po' delle notizie del giorno, mi appoggio, racconto quello che accade e quasi sempre in mattinata lancio una provocazione, un piccolo sondaggio. La cosa bella di fare la radio è che molto spesso chi ti ascolta è più bravo di te, è meraviglioso. Quindi io lancio una domanda, loro mi rispondono e normalmente mi escono battute che sono più divertenti delle mie. Ci sono grosso modo due tipi di domande che faccio. La prima è legata a un fatto di cronaca, per esempio questo, eccolo qua: saluto Romano, per i giudici non è reato se non diffonde ideologia. Adesso vorrei che qualcuno mi spiegasse come fa un saluto Romano a non diffondere ideologia, no? È come dire il mascarpone che non diffonde colesterolo, è più o meno la stessa cosa. Però ecco, ieri c'è stata una sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito, insomma, che chiunque può andare in giro così anche per la strada, non soltanto Paolo Di Canio, e fare saluti romani a casaccio. Vediamo se qualcuno di voi diciamo, potrebbe essere un ascoltatore del programma e quindi si inventa un'altra situazione, appunto il mascarpone che non diffonde colesterolo, in cui diciamo, un'affermazione possa essere altrettanto strana. Chi si prenota? Quel ragazzo là che sta sbadigliando là in fondo, t'ho beccato adesso. No, no, è inutile che ti giri, t'ho visto. Vai. Ecco Linda che si lancia tra il pubblico, tanto è un posto però veramente... Adesso dovrebbe alzare la mano. Straordinario questo. Pensa che aveva un posto uguale il Cardinal Bertone come salotto. Grazie. Come dimensioni. Buongiorno, ci sei? Bruno. Bruno, cosa fai nella vita, Bruno? Lavoro in una pizzeria nei fine settimana e in settimana vengo qui alla Holding. Beh, straordinario, quindi sei l'unico pizzaiolo non egiziano che abbiamo in Italia. Questo... cioè, sei... Sì. Aiutiamoti a casa tua. Di dove sei, Bruno? Cantoira, Valle di Lanzo, provincia di Torino. Provincia di Torino. E questo accento invece del Maghreb da cosa deriva? Ma no. No, dal fatto che qua intorno siamo in una zona, mi hanno spiegato. Ieri sera mi ha accompagnato qua vicino il tassista, mi ha detto stia attento quando esce, che qua c'è la casba. Io sono uscito e sono entrato in albergo, mi sembrava tutto abbastanza, insomma, no? Com'è qui il clima? Tutto a posto, sì? Tutto a posto. Da quando c'è l'Appendino, meglio? Ci sono le fontane che danno vino, come funziona? Sì. Hai votato l'Appendino? No. No, perché non sei di Torino? Non sono di Torino. Avresti votato l'Appendino? Benissimo, passiamo alla prossima domanda. È bella questa cosa, i grillini, anche quando ti contestano su Facebook, hanno sempre questa cosa, premetto che non ho votato Grillo. Chi cazzo lo vota? Perché tutti quanti dicono, no, ma io no, premetto che non sono della Juve, ma per me il rigore c'era, più o meno uguale, no? Ecco, ok. Allora, hai un altro esempio che ti viene in mente di una cosa altrettanto improponibile? Molto bene, perfetto. Allora, facciamo. C'è qualcun altro che si offre? Vediamo se siete autori comici, autori satirici o qualcuno che è in grado di farmi un altro esempio che funzioni e vediamo se lo storytelling funziona anche nelle minchiate. Lei ha riso, tu hai fatto. No, come non fare quella faccia da hostess all'Italia che ha finito i salatini, dai. Allora. Ecco, mi arrivo. No, vai, perfetto. Quando dicono no, è il momento migliore. Perfetto. Sei perfetta, tu sei. Francesca. E nella vita, a parte schermirti imbarazzata, cosa fai? Questo in realtà. Sì? Oppure? Niente. Niente, proprio, quindi perfetto. Quindi sei del Partito Democratico, questo mi fa molto piacere. Cioè, sei un po'... Guarda che stai ferma che magari ti offrono un posto da sottosegretaria, potrebbe perfetto. Succedere da un momento all'altro. Non ti viene in mente? Allora ti faccio l'altra, facciamo così, perché questa, va bene, questa è un po' più complicata perché richiede una battuta. Adesso lo dico anche agli amici a casa, mandate i vostri sms, Facebook, Twitter, anche Tinder. Chi ha riso sa cos'è Tinder. Oh. Chi è su Tinder? Ma non fa... Nessuno. È come il 5 Stelle, è uguale, Tra l'altro è molto più porno il 5 Stelle in certi momenti, va bene, anche a Tinder ti mandano a fanculo spesso, vabbè. Comunque vi spiego l'altra invece, l'altro modo, l'altra notizia di giornata, non è neanche tanto una notizia. Qualcuno sa dove è finito Bob Dylan? Questo è un problema, no, è che fa i concerti, si fa, però oggi è una settimana che lui non risponde all'Academy, gli hanno dato il Nobel una settimana fa e lui poi non si è fatto di nebbia e non si fa più sentire. Allora, questa è facile, questa la sai, insomma, diciamo. Lui pare che abbia detto non posso perché ho Pilates, adesso non so se sia vero. Allora, la scusa più clamorosa che hai lanciato, quella proprio la volta che, che dovevi tirare il pacco a un'amica, il tuo fidanzato che è quello al tuo fianco, giusto? No. Me l'aveva chiesto lui, mi ha detto prova a buttarla lì.
No. Volete limonare brevemente? No, ok. No, perché poi in radio non si vede, quindi non rende, va bene. Però okay. Lui ha detto sì. Lui ha detto sì. Allora aspetta, chiediamolo a lui a questo punto. Non so, io sono qui. Se... Ragazzi, un applauso. Benissimo. Se volete anche andare in esterna come Maria De Filippi, è più o meno la stessa cosa. Il mio ragazzo mi ammazza, quindi. Allora, intanto devi trovare una scusa perché di fianco a te hai un pericoloso erotomane che vuole... Ok, però a parte questo, la scusa più clamorosa che hai lanciato in vita tua, proprio per evitare un appuntamento all'ultimo, per esempio stamattina per non venire, che scusa volevi lanciare? No, stamattina volevo venire perché fammi ero vedere... in una casa su Airbnb e volevo scapparci. Ok, perfetto. Però avrai tirato un pacco clamoroso a qualcuno alla Bob Dylan, ci sarà. Raccontiamola adesso, è una tua amica, tanto non ti sta ascoltando, non ti preoccupare. No, non ci ascolta sincera, nessuno. Quindi... Come, come? Cioè, faccio piuttosto una brutta figura e sono sincera. Tu sei sincera? Sì, in queste cose sì. Che bello. No. Cioè, questa cosa che così giovani e già dite queste palle clamorose. Va bene. Allora chiediamolo al tuo spasimante a questo punto che non mi ricordo già più come si chiama. No, non l'ha detto, ripeti. Federico, che nella vita fa, pensando. Perdonami Federico, a parte studiare qui, vai a mangiare la pizza da lui. Vado trovate... a mangiare la pizza dall'egiziano, esatto. E sì, studio anche, cioè mi devo laurare in giurisprudenza, che farò una cosa che farò in giurisprudenza. Tra una decina d'anni probabilmente. Quindi sei quando... di Forza Italia. Sì, sono okay. Di Forza Italia. E invece appunto... Ma una scusa, uh-huh. Sono bravo a raccontarle però non... Ma svelane una, dai. E se ne svelo, non ma mi una. Viene in mente niente. Una. L'ultima che hai già detto, che hai detto? Ah, sono arrivato in ritardo a lezione di canto e ho detto banalmente che ho tamponato uno con colpa e sono andato... Ma non sarà eccessivo, no, per dire. No, ma perché... Cioè, e lo so, ma deve essere credibile. Era in ritardo, cioè, l'autobus. Se uno racconta poi... una balla deve essere credibile. Non è, certo, che può essere, hai tamponato con... Cioè, hai aggiunto con il dettaglio della colpa. Quindi diciamo eri distrutto moralmente da questa cosa. Sta nei dettagli, perché se dici ho tamponato ma bastardo mi è venuto dentro... No, dico, sì, no. Già questa è una frase, cioè, che proprio... si presta a interpretazioni. Cioè... No, nel senso che sembri un po' Madonna quando chiedi i voti per Hillary Clinton, dopo magari ne parliamo, va bene. E non siamo andati benissimo, Linda, troviamo qualcun altro che ha una scusa clamorosa. Vai in quelli che si sono messi di lato sperando che non andassimo a rompere le balle. E quindi, tanto veramente una scenografia, non sono mai stato così ben scenografato in vita mia, quindi chi si offre? Guarda che entusiasmo. Eccoci, no. La morte dentro proprio, avete... Non vi chiediamo l'articolo 70 della Costituzione, tranquilli. Non è... Ciao, tu sei? Sono Eugenio. Eugenio. Per quel maglione lì che scusa hai, per esempio? Io non ho mai una scusa per un maglione rosa. Questa è la mia politica. Molto bene, un applauso. Tra l'altro io ho questa caratteristica, faccio sempre battute su come si vestono gli altri, ma sono la persona peggio vestita d'Europa. Quindi concordo, cosa... grazie. Un applauso. Allora... Tu dovresti rimanere tutta la puntata perché secondo me... Cosa fai qua, a parte studiare da comico? No, ma io ho mai studiato in vita mia, sono, sì, qua alla Holden per caso, sì, e spero di rimanerci abbastanza, grazie. spero che ci possa fare il terzo, il quarto, il quinto anno, quindi si sta bene. Cosa, e cosa vorresti diventare? Cioè, qual è io vorrei tuo? Diventare un giornalista, un come no, lei. Guarda, no, beh, no, perché però, sei masochista però, e vuoi che ti mandino a però, fare il culo sul blog però di Grillo. Però sono satirico, quindi proprio quello che fa lei vorrei. Una volta vecchia, una cosa che... Ma che cosa? Fa ridere o che non fa ridere? No, ma io non faccio mai ridere. Quindi come me, esattamente, esatto, fare il suo lavoro. Cioè, perfetto, nel senso, è proprio, senti, il mio obiettivo. Allora, qui ho tra l'altro il programma della Duke. Ci sono tantissimi appuntamenti. Per esempio, la prossima settimana c'è Andrea Zalone. Ci vai? Ma Andrea Zalone lavora con Crozza, che è sandoriano, che è l'unica cosa che invece non posso fare nella vita. Perché io sono genuano e esiste solo il Genoa per me nel mondo. Questo è molto bello. Allora, vediamo un po' gli altri. Perché Francesco Piccolo, ci vai? No, non penso. Non pensi? Vediamo un po'. Poi abbiamo Carlo Freccero, ci vai? Beh, Carlo Freccero è un grande, però è doriano anche lui, purtroppo, e non sto scherzando. Ok, poi arriva anche Fabio Fazio, così li Fabio hai tutti. Fabio Fazio, e la finiamo lì e abbiamo chiuso. No, ma non c'è Fabio Fazio, è una palla. Volevo vedere se stavi attento. Spero che non ci sia, ma se ci fosse sarebbe un problema. Ok, però Fazio non c'è, quindi vedi, se vuoi fare il giornalista, prima devi controllare il programma. Lei ha perfettamente ragione. Va bene, allora. Infatti voglio fare il suo lavoro e non il giornalista. Bravissimo, un bel applauso per... Diego Alberto Milito.
Bravissimo, un calciatore che tutti abbracciamo. Grazie. Mi fanno cenno dalla regia con un dito che è il medio, che siamo fuori di un minuto, quindi adesso mi fermo un attimo, c'è la pubblicità di Radio Capital che è la parte migliore del programma, quindi ascoltatela lungamente e poi torniamo e parliamo di rassegna stampa eccetera eccetera e facciamo un po' di minchiate insieme. Voglio fare il disannuncio a Linda, che non lo fa mai. Questo era un pezzo importante che abbiamo ascoltato ed era benissimo. Allora, era Cucuru Cucuri Franco Battiato, perché Radio Capital si rivolge a un pubblico adulto, quindi noi abbiamo questo no adulto appunto nel senso di YouPorn, che è il nostro sito internet di riferimento, ma adulto, quindi abbiamo musica un po' antica come il vostro conduttore di oggi. Allora, siamo appunto in diretta da Torino e prima abbiamo fatto un po' di esempi su come il pubblico può interagire con questo programma. Ogni mattina c'è gente che inspiegabilmente, appunto, io lancio questa domanda improponibile e si mette a scrivere e dà risposte. Tra l'altro qualcuno mi ha scritto: stai trasmettendo da un gruppo di recupero di lettori della stampa. Questo mi fa abbastanza ridere. Tra l'altro, chi legge la stampa? Vediamo quante mani si alzano. Chi crede a quello che dice la stampa? Nessuno. Benissimo, questo no, scherzo, anzi salutiamo il direttore della stampa che è Molinari. Più chiaro di così. Benissimo, e che è un fornitore quotidiano della nostra rassegna stampa di Radio Capital. Allora, vediamo un po' che cosa avete risposto velocemente alle piccole provocazioni che ho lanciato come ogni mattina. La prima riguardava il nostro amico Bob Dylan, che appunto è scomparso ormai da alcuni giorni e che non si fa trovare dall'Accademia del Nobel di Oslo. Tutto questo sarebbe molto meglio se funzionasse il mio computer, perché è bella la Holden, però il wifi funziona in maniera un po' difficoltosa e appunto vediamo se riesco a far vedere che cosa avete risposto, altrimenti vado direttamente col primo blocco della rassegna stampa e magari ne parliamo qualche istante dopo. È tutto molto difficile, tutto molto... E questa, mi fate un applauso di compatimento, per piacere, grazie, vi voglio molto bene. Allora, non funziona appunto il wifi che mi permette di leggere quelle che sono le vostre risposte su Facebook, e quindi io vado diretto, bello dritto, con la rassegna stampa, che leggiamo i giornali insieme, vediamo che cosa hanno scritto oggi sulle principali notizie. Partirei dal mondo del voto, quello italiano e quello americano. Chi voterà al referendum, peraltro? Questo mi interessa. Qua, accidenti, praticamente. Chi ha deciso cosa votare? No, perché uno va in cabina, poi magari decide lì. Chi vota sì? Quindi i renziani sono là sopra, benissimo. Chi vota no? Benissimo. Amici di Salvini? No, perché votare no è complicato, uno può votare no da destra, da sinistra, e quindi amici di D'Alema? E però che alla parola amici di D'Alema la gente ride come se fosse impossibile che D'Alema abbia degli amici, cosa che peraltro io tendo anche a sposare con grande tranquillità. Però partiamo dalle elezioni americane, dove chi voterà le elezioni americane? C'è uno che... Allora, Lida, vai a chiedere al signore cosa vota le elezioni americane. No, perché adesso voglio sapere. Di fianco c'è uno che gli sta dicendo: te l'ho detto che sei un cretino, ma non preoccuparti. Buongiorno, non preoccuparti. Tu sei? Io sono Michele. Sei Michael, a questo punto... Come mai io voterò... No, in realtà era una battuta, era tutto uno scherzo. Cioè, non hai letto della proposta di Madonna e quindi hai deciso... Sai cosa ha proposto Madonna? No. Ci arriviamo tra qualche istante. Va bene, grazie. Allora, cominciamo con l'Unità, che è questo giornale, diciamo, che viene pubblicato a Fantasilandia, da quando lo dirige Sergio Stasi. Esatto, che titola: voto truccato, Trump attacca la democrazia. Perché ieri Trump ha fatto una cosa molto alla Salvini, no? Ha detto: accetterò il risultato solo se vinco io, okay? Ecco, cioè, ma neanche, infatti era l'ultima cosa che gli mancava, perché abbiamo fatto i conti un po' tutti, però ricapitoliamo: si tratta di un miliardario che ha problemi con la giustizia, una pettinatura improbabile, scandali sessuali, e adesso non accetta neanche i verdetti, francamente. Cioè, è bello vedere che per una volta siamo noi che abbiamo esportato un modello nel mondo. Dai, è il Made in Italy che fa piacere. Gli manca soltanto la nipote di Mubarak da andare a liberare da un carcere di Washington e poi siamo assolutamente a posto. Che bel momento. Va bene, poi ecco, Libero è un altro giornale. Chi legge Libero? Ma dai, è comodissimo Libero. Io lo uso quando vado in macchina. No, davvero, lo appoggio sul cruscotto, quando il lavavetri si avvicina, lo vede e va via. Una cosa... Perché pensa proprio a filtri che potrebbe saltargli addosso. E quindi... Però la notizia è che il nostro amico Francesco, Michele, io con i nomi sono, caro Gianni, un po' in difficoltà, e allora il titolo è questo qua, vediamo se si vede: sesso orale a chi sta con Hillary.
e poi sarebbe Trump il candidato volgare sessista. Cioè Madonna durante un concerto ha effettivamente proposto sesso orale a chiunque voterà Hillary Clinton, che configura anche diciamo una performance importante, perché comunque ha detto che è brava, ha spiegato proprio, sembra uno scherzo ma non è vero, però siccome appunto io in questo programma spesso mi occupo non solo della notizia ma di come è data, sapete chi ha scritto il pezzo che si lamenta del fatto che Madonna sia troppo volgare? A me fa impazzire, Giuseppe Cruciani, che è straordinario. Cioè chi conosce Cruciani, immagino lo conosciate, lavora su una radio concorrente, quello della Zanzara, quel programma che è bello, è punteggiato di Rutti e Scoreggia, ma è molto bello, e l'attacco del pezzo è un pompino, quindi diciamo Cruciani ha voluto usare un giro di parole, no? In cambio del voto alla Clinton aprite un fascicolo, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, insomma, Cruciani, chi si scandalizza per la volgarità di qualcun altro è come se tu hai appena parcheggiato una macchina, ti arriva la Polcanti e dice guarda non l'hai messa bene. È più o meno la stessa cosa. Vabbè, salutiamo Cruciani che ci ascolta sempre e prende anche molti spunti. Allora, il secolo XIX, tra l'altro, ecco, il secolo XIX che io non so, adesso lo sto guardando in questi giorni, è diventato La Stampa, ma ogni tanto parla del Genoa, così il nostro amico è con te, così, no? È uguale. C'è anche la rubrica di Gramellini in prima pagina, quindi non sto scherzando, eccolo qua, forse voi non ve ne siete mai accorti. Chi legge Gramellini? Ma dai, due line fa. Vi piace Gramellini? Quindi lo leggete per masochismo, perché... No, scusa, dire, chiediamo ai nostri amici perché leggono Gramellini, perché... Trovo meraviglioso, lo leggete? Sì, ma comunque vi dissociate un po'. Chi ha detto sì timidamente? L'amico con la barba là che ti sta chiamando. Ma si chiama La Bugiarda La Stampa, è vero? La Bugiarda, la chiamano così? La Stampa, non lo sai perché sei di Viterbo, quindi perché lo chiedo a te? Non io non la chiamo la Bugiarda, poi se qualcun altro magari sì. Questo può anche essere. Di dove sei? Reggio Calabria. Reggio Calabria, quindi leggi Gramellini perché? Perché quello passa il convento. Benissimo, c'è quell'entusiasmo che ti invito a guardarlo, perché sta per cominciare con un programma televisivo su Rai 3 di cui tu sarai spettatore? Non penso, benissimo. Speriamo che Massimo non mi ascolti, sennò ho finito di lavorare a Rai 3. Allora, grazie. Comunque c'è la vignetta di Rolli sul secolo XIX, che appunto è uguale alla Stampa, ma qualche notizia su Genova. Madonna promette prestazioni a luci rosse a chi vota Hillary. L'altro risponde, Trump voterà Hillary a questo punto, cosa che è piuttosto precisa. Un applauso al nostro Rolli. Allora, torno sull'Unità, che mi diverte tantissimo, perché l'altro titolo di giornata è questo, referendum via libera al quesito, perché c'era stata una polemica sul quesito referendario, l'avete letto immagino, volete voi un mondo migliore, straordinario, in cui ci siano gli fenicotteri rosa, tutto vada bene, la pensione a 22 anni, è una festa, sì o no? È più o meno così il quesito, no, non è vero, però insomma somiglia molto. E invece ieri la Cassazione, anzi sì, il TAR, ha respinto il ricorso del Movimento 5 Stelle del sì e ha detto che è inammissibile, sottolineata la neutralità dell'iter, quindi sorgono le opposizioni e così via. Questo perché, scherzi a parte, Renzi non ha potuto inserire alla fine del quesito quello che voleva mettere, cioè i primi 50 che votano gli regalo la bici col cambio Shimano. Però insomma, quindi potrete votare e potrete divertirvi a votare per il referendum. Il prossimo giornale si chiama La Verità. Faccio sempre mettere le risate finte perché a me che Maurizio Belpietro diriga un giornale che si chiama La Verità, cioè è il momento più bello della mia vita. Io da quando me ne sono accorto sono felice e lo leggo tutti i giorni con grande affetto. Sulla Verità, che è diretta appunto da Maurizio Belpietro, è perché spaventa. Tanto a casa qualcuno crede che sia Belpietro che nitrisca, non è lui, è una citazione di Frau Blücher e di Frankenstein Junior. Comunque la Verità ha questo commento di Luca Teresi in prima molto bello, che riguarda una notizia uscita ieri su Repubblica, e cioè che è nato il comitato I Masai per il Sì. Cioè il PD ha creato in Africa un comitato a sostegno del Sì con alcuni Masai che sono qua ritratti, credo siano ostaggio probabilmente di qualcuno del PD. E giustamente commenta Luca Teresi, però i Watusi votano no. Sappiamo la differenza tra chi vota sì e chi vota no, cioè chi vota sì all'anello al naso e chi vota no alla sveglia al collo. Allora, andiamo avanti invece con il Manifesto, quotidiano comunista, diretto da Norma Rangeli. Ci tengo a dire che questo non è Trump, cioè è un imitatore. Dai capelli potrebbe sembrare Trump, ma non è davvero Trump, non sono suoi, sono disegnati con l'aerografo. E però ecco, volevo leggere questa cosa sul Manifesto, che riguarda appunto la vittoria del no.
Renzi, se vince il no, torniamo indietro di 30 anni. Magari, questo è il commento. Renzi avverte, se al referendum vince il no, torniamo indietro di 30 anni. Magari la Vespa, la minigonna, 15 kg in meno, l'agilità, il fisico mozzafiato, denti perfetti. Dove cazzo devo firmare? Quando è sto cazzo di referendum? Renzi ha detto che se vince il no, si torna indietro di 30 anni. Splendido, nell'86 non esistevano i contratti co-co-co, il progetto Jobs Act, che anche qua è scritto sbagliato, perché è una legge a cui hanno dato un nome che non si riesce a pronunciare. Così, ora che hai finito o hai imparato come pronunciarlo, già te l'hanno messo in culo. Detto questo, da dipendente a partita IVA, voucher si andava in pensione a un'età decente, c'era l'articolo 18, la benzina costava 1258 lire, eccetera, eccetera. Ed è un lungo pezzo. Qual è la cosa? Se qualcuno di voi va su Facebook, sta roba sta girando da 20 giorni, la vedono tutti e l'avete già letta su Facebook. Quindi la cosa che mi incuriosisce appunto è che il Manifesto, giornale di grande tradizione, prende una roba da Facebook, la pubblica in prima pagina e manco cita la fonte. Curioso, infatti credo che gli toglierò l'amicizia. Avanti ancora con il Corriere della Sera, che è un giornale diretto da Luciano Jimmy Fontana. Io ci scrivo sul Corriere, io spero che non la senta mai perché sennò ho finito la collaborazione. Detto questo, va tutto molto bene. E a pagina 11 abbiamo il grande ritorno di Maria Stella Gelmini, eccolo qua, che dice: querelo chi parla di un accordo con Renzi. Questo ha detto la Gelmini mentre inaugurava, credo, un tunnel da casa sua a Viterbo. E mi fa anche piacere, perché io ho visto che la Gelmini negli ultimi tempi con Renzi, invece non è che si siano venduti, è amore. E quindi sono contento per Maria Stella, che dopo Silvio si è fidanzata con suo nipote, e questo mi fa molto piacere. Avanti col Fatto Quotidiano, che invece è diretto da Marcolino Travaglio. Allora, un giornale garantista, diciamo così, che a pagina 2 ha questo titolo, eccolo qua: la furbata del PD per rinviare i tagli ai soldi dei politici, la proposta per dimezzare le indennità degli eletti, i 5 Stelle dicono si taglia più che con la riforma e così via. Quindi verrebbe tagliato con la proposta dei 5 Stelle l'indennità, che sono i 10, no, meno, i 3, 4, poco. Diciamo che Di Maio potrebbe continuare a spendere dei 5 Stelle 100 e rotti mila euro per andare in giro sul territorio. Questo è... Però lì tutti se la sono presi con Di Maio, perché ha speso questi soldi nonostante i deputati abbiano tutti i viaggi gratis, quindi non si sa come cazzo li abbia spesi, però va bene lo stesso. È che i grillini si mandano a fanculo anche tra di loro, quindi lui è sempre in giro sul territorio, evidentemente avrà avuto le sue spese. Ancora il giornale, che è diretto da Alessandro Sallusti, chiamato. E il titolo sul giornale diretto da Sallusti in prima pagina è lo stesso: il PD fa saltare il taglio a stipendi ai parlamentari, trucco dei democratici per rimandare il valore del provvedimento a dopo il voto. Il pezzo proprio è firmato da Sallusti. Mentre taglio basso, ecco qua, il dubbio bestiale: e se Fido mi sopravvive? Questo è un pezzo molto interessante, che tra l'altro è la stessa domanda che si è fatto Berlusconi se muore Sallusti, cioè se sopravvive. Ma andiamo avanti, due titoli sul Messaggero, quotidiano romano, diretto da non so chi, quindi non abbiamo il jingle. Allora, chi ha guardato l'ultimo programma di Michele Santoro, Italia? Bene, devo dire un successo epoca. A chi piace Michele Santoro? Tutti amici dei Gramellini proprio. Chi guarda la televisione a questo punto, perché visto che siete giovani magari vi informate in altro modo, giustamente. Sempre lui guarda la televisione. Prego, vai pure. Vado a chiedere. Vado subito. Sì, guardavo Angelo che si stava sbracciando. Ma tu lascialo sbracciare, Angelo, che tanto si vede anche un po' la scella pezzata, quindi non è un problema. Ma cosa guardi in TV? Come diceva il dépliant della scuola Holden. No, questo sinceramente non è scritto nel dépliant. No. Comunque... dipende da, non so, da qualche notizia che danno in TV della politica, ma non è che mi interessi molto di politica. Non te ne frega niente, quindi io sto facendo un'ora di politica, tu sei... No, non è vero, non in quel senso. Hai due maroni grandi come la scenografia di Santoro, che è un dirigibile, quindi è quello. No, dipende, magari qualche documentario o serie TV americana magari di una certa notorietà. Lui è un attore, vero? Voi vi state prendendo... Cioè in effetti vorrei fare l'attore. Esattamente, tutto perfetto. Stai recitando la parte benissimo, perfetto. No, quindi pare che Michele Santoro andrà a dirigere Politics, che è questo settimanale di Rai 3 che non guarda assolutamente nessuno, e dovranno anche un po' allargare, diciamo, lo studio, perché sennò l'ego di Santoro ovviamente non ci entra. Allora, per concludere, un'altra notizia sul Messaggero, che invece è nelle pagine interne, vediamo se la trovo, eccolo qua. L'Europa corregge la manovra, Bruxelles prepara una lettera al governo, il deficit va ridotto di almeno 1,6 miliardi, quindi Renzi ha fatto il fenomeno, va tutto bene e così via, faremo la manovra che vogliamo. Invece, insomma, è pronta una lettera dell'Unione Europea al governo italiano per rispettare i parametri e per fare in modo che venga capita anche dagli italiani, sarà firmata
un amico. Per concludere, c'è una vignetta di Altan su Repubblica che faccio vedere, che è in prima. Altan è un maestro, gli vogliamo tutti molto bene. Ecco qua, il primo personaggio chiede: il governo ce li ha i retrorazzi? Perché qui però dovreste conoscere la notizia, visto il gelo, quindi... Vediamo se qualcuno mi spiega questa battuta, vai dimmi. A cosa si riferisce? Vado e scelgo io. Faccia preoccupatissima. Eccoci. La faccia più preoccupata ce l'ha lui, ciao. Sì. Non salutiamo Maxi Lopez, come stai? Molto bene, grazie. Spiegami questa battuta. Io non lo so. Non lo sai? Non lo so. È un raffinatissimo gioco di parole. Sai cos'è la sonda Schiaparelli? Sì. È una sonda che vive dove stai tu, cioè su Marte, perché... Esatto. Perché, no, scherzi a parte, perché è una tecnologia italiana che l'ha spedita su Marte, però siccome era italiana è crollata all'ultimo, cioè doveva atterrare, non si sono accesi i retrorazzi e si è schiantata. Il ministro Pinotti della difesa aveva già salutato questo meraviglioso successo della nostra tecnologia, invece ciao e grazie, l'hanno spedita là e non darà mai più segnali di vita, un po' come Fassino. Quindi Altan si chiede se il governo abbia retro... Vabbè, ci pensiamo durante la musica, eh? Vabbè. Poi la rassegna stampa comica non nasce ieri, la fanno in tanti, l'ha fatta anche, ovviamente, prima citavo Fiorello, che è l'esempio adesso di scuola, però diciamo che al di là del talento clamoroso che ha Fiorello, quindi non è paragonabile, però l'approccio è, come avete visto, molto diverso. Cioè, mentre Fiorello prende proprio a pretesto quello che accade e poi fa uno show, perché è uno showman, no? Io nasco malamente giornalista, autore satirico, quindi io prendo la notizia e appoggio, ho l'opportunità di appoggiare un pochino quello che mi interessa e quello che mi va di dire. Adesso cerco di recuperare i miei appunti che sono... Però se io recupero i miei appunti poi loro li vedono, questa cosa è bruttissima. E quindi intanto io faccio così e poi lo riattacco, questa è la cosa che... Va bene, e si è spento il computer, vi dico solo questo, sono cose molto belle. Va bene, allora avete notato, partiamo dalla confezione sonora, perché avete notato, chi non vedevo che rideva, chi non conosce il programma, io praticamente a ogni direttore di giornale ho abbinato un suono. Tu sei Angelo, li hai, li sentirei, perché mi serve sempre a... Oggi c'è un suono che non ho mandato, che riguarda Repubblica. Quando io dico Ezio Mauro... Avevo detto aspetta. E quando io dico Ezio Mauro o il direttore di Repubblica, parte sempre un applauso. Perché? Perché io sto dicendo a chi è a casa, attenzione, questo è il mio editore. Poi io dico quello che voglio, naturalmente. Però sappiate che io quando parlo di Repubblica, poi non è neanche verissimo, in realtà così mi paro il culo in due direzioni. Cioè sto dicendo a casa, attenzione, questo è il mio direttore, quindi potrei essere reticente. Però poi, siccome ho fatto l'applauso, io dico quello che voglio e il problema me lo sono tolto. In più, poi su questo, diciamo, ho imbastito negli anni anche una sorta di piccolo storytelling, come mi pare si dica, che riguarda appunto i miracoli di Ezio Mauro. Quindi ogni mattina dicevo, pensate, ho nominato Ezio Mauro e si è dissolta la coda sulla tangenziale est, e così via. E anche in quel caso era un po' ciò che oggi non siamo riusciti a fare perché non andava la rete, quel meccanismo di coinvolgimento del pubblico che per un programma così è fondamentale. Io ci faccio mezzo programma con le battute che mi manda la gente. Perché? Perché intanto mi fanno ridere più delle mie, io le mie le conosco già, quindi il problema ovviamente mi diverto io. E poi principalmente perché sto restituendo a casa l'idea, che poi è vera, che il programma lo fanno anche loro. E devo dire in questo, visto che qua poi parliamo anche di... ricadute pratiche del mestiere che faccio, mi è capitato di scoprire su Facebook gente che mi mandava battute, persone che poi ho coinvolto in programmi che ho fatto, perché in rete, come sapete, c'è una quantità ormai di materiale comico-satirico sberluccicante, c'è veramente di tutto. A volte semmai il problema è inverso, cioè tu fai una battuta e quella battuta è già uscita, l'hanno già fatta, perché se tu metti la rete, l'intera rete a esercitarsi su un argomento qualunque, appunto la scomparsa di Bob Dylan, oppure non piuttosto che è sbagliato, oppure invece la finanziaria, oppure il referendum e così via, ecco che soprattutto se si stringe il campo, io uso sempre un tema molto piccolo, molto stretto, in questo caso il saluto romano a Bob Dylan, se si esercita su quel tema, fatalmente la battuta rischia di venire un po' uguale. Sentiamo gli altri suoni. Allora, quando io dico il giornale di Alessandro Sallusti... Chiamato. Piace, parte questo. Per due motivi. Uno, perché Sallusti sembra un vampiro, quindi uno lo vede e diciamo, l'appartenenza alla famiglia Adams è abbastanza evidente.
e quando stavi insieme alla Santanchè era un buco spazio temporale, perché vedi Crudelia, Demon e Lerci insieme, ovviamente c'è una difficoltà. E, però sto anche dicendo, visto che questo personaggio è un maggiordomo, quello che penso di Sallusti come giornalista. Con una parentesi, io cerco sempre, come avete visto, quando parlo di informazione, di essere, se posso, spiritoso, se posso, divertente, però non mi iscrivo al mondo dei giornalisti, sono tutti venduti, sono tutti ladri, eccetera, eccetera. Cioè quel mondo, per capirci, dei miei affascinati ascoltatori, che sono i fan del Movimento 5 Stelle, che appena tu li nomini ti aprono una scuola di flamenco sui coglioni, è una roba incredibile. Tu puoi dire quello che vuoi di qualunque tema, puoi ammazzare Renzi tutti i giorni, ma quando parli del Movimento 5 Stelle succede che, essendo depositari in alcuni casi della verità assoluta, qualunque tipo di critica un po' li tocca, insomma. Però io non mi iscrivo a questo perché poi mi piace anche ogni tanto nel programma avere una connotazione che riguarda molto la satira, quasi invece pedagogica. Cioè, che cos'è la satira? La satira è un punto di vista morale, prendere posizione, quindi quasi etico in qualche modo, che però viene mediato con lo sberleffo, con la cazzata, con la stupidaggine. Però io sto dicendo una cosa, tant'è che adesso che non sto facendo il coglione, o lo faccio un po' meno, sono ancora più noioso di prima. Perché? Perché appunto divento moralista, cioè faccio la morale, vi spiego un po' come va il mondo, se lo fai attraverso la satira c'è anche caso, infatti mi sminuisco costantemente quando vado in onda, un po' perché lo so, un po' perché è anche una tecnica, c'è anche caso che appunto si riesca con lo sberleffo a far passare un minimo di... perlomeno quello che penso, ecco, più o meno. Come la penso si capisce, anche se uno dei miei obiettivi molto spesso è di non far capire come la penso politicamente. Uno, perché non lo capisco neanche io. Due, perché come dire, per me che i grillini credano che io sia renziano e che i renziani credano che io sia grillino è la mia vittoria. Quindi ogni giorno io... Tra l'altro, una volta il PD era un po' come l'Inter dei partiti. Tu potevi dire quello che volevi, tanto erano abituati a perdere e non dicevano niente, no? Adesso invece, da quando è arrivato Renzi, che secondo me è molto simile a Grillo, perché è anabolizzato, ha una personalità forte e così via, si incazzano anche i renziani. Tant'è che molto spesso i renziani e i grillini hanno reazioni sostanzialmente sovrapponibili. Perché? Perché sono gli adepti di un partito leaderistico, in cui c'è uno che decide per tutti, che ha creato un culto della personalità. Quindi se qualcuno va in qualche modo a impattare contro quello che è il tuo Dio, tu ti incazzi, anche se lo fa, come lo faccio io, in maniera, spero, più o meno divertente e più o meno mediata appunto dalla minchiata. Quando dico invece Vittorio Feltri, in realtà non dico Vittorio Feltri, ma dico Littorio Feltri con la L, perché voglio significare, questa è una vecchia battuta che ho rubato a Michele Serra, col quale ho lavorato per molti anni in un giornale satirico degli anni 90 che si chiamava Cuore, Littorio Feltri è sua, e diciamo racconta il direttore di un giornale che potendo invaderebbe la Polonia da solo, no? Che è libero. Allora, però con un'accentuazione diversa, infatti il suono è anche un po' più garrulo, perché Libero, a differenza del giornale, è proprio un giornale satirico, è fatto come un giornale satirico. Cioè un giornale che titola Waffan Merkel, come fece Libero qualche anno fa, è un giornale che lo sa di essere un giornale pieno di stronzate. Il piccolo problema è che invece fuori viene vissuto come un giornale vero, questo è il punto, no? Cioè chi lo compra crede di informarsi. È lo stesso meccanismo del TG4 quando lo faceva Emilio Fede. Noi ridevamo, cabaret! Mia madre diceva, cazzo, c'è il problema degli extracomunitari. È questo, perché poi ovviamente tutto quello che andiamo a toccare dipende dalle nostre capacità di analisi, da quelle che sono le nostre chiavi di lettura, le nostre possibilità di lettura. Vabbè, quando dico Luciano Fontana... Però questo non ha senso, è una cagata. Cioè mi divertiva proprio il fatto, perché so se avete presente Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera. No, perché nessuno ha presente Luciano Fontana, cioè tutti si ricordano De Bortoli e la sua pettinatura a grondaia, ma Luciano Fontana in realtà non ha tutta questa personalità, quindi dovendo appoggiarmi e inventarmi qualcosa ho preso questa vecchia canzone che è di Jimmy Fontana, che è un cantante degli anni 60, e quindi mi serve anche a dare un po' di ritmo al programma. Poi cosa c'è ancora di direttore di giornale? Vabbè, Norma Rangel, avete sentito? Questo serve a ricordare che è un quotidiano comunista. Questo è Cerasa, che è il direttore del Foglio, quando era Giuliano Ferrara, ovviamente. Adesso invece che appunto è Cerasa va questa, perché
Cerasa vuol dire ciliegia, per me il foglio è pieno di bugie, Pinocchio, e quindi mi è venuta questa assonanza, che è un po' complicata, ma del resto è adeguata al foglio, perché il foglio è un giornale che nessuno ha mai capito. La gente lo guarda, lo compra, lo guarda, e dice questa analisi non mi è chiara, va bene, mi limito a dargli un'occhiata, lo vedo. Il foglio, tra l'altro, io sono un benefattore del foglio, perché siccome ne compro una copia tutti i giorni, gli raddoppio le vendite. Allora, e poi abbiamo... Abbiamo, ecco, il Fatto Quotidiano è diretto da Marco Travaglio. Allora, perché? Questo cosa vuol dire banalmente? Che quando arriva il Fatto Quotidiano arrivano le manette. Perché? È una forzatura, naturalmente. Mi serve a raccontare, appunto, di un giornale che non è esattamente garantista. Tra l'altro, il Fatto Quotidiano, io appunto che vengo da Cuore, che è un giornale satirico, ha un po' lo stesso problema che ha Libero. Cioè, è un giornale che tecnicamente, vediamo se riesco a prendere una copia, è qua sotto. Cioè, anche il Fatto Quotidiano in realtà è una via di mezzo tra un quotidiano di informazione e un giornale satirico, perché i titoli del Fatto Quotidiano sono tutti molto forzati, sono tutti molto... l'approccio che hanno ai protagonisti, diciamo, è un approccio violento, tosto, satirico, non a caso è vicino al Movimento 5 Stelle, no? Il Movimento 5 Stelle nasce da un comico, da un autore di satira, solo che quando fai il salto della barricata diventi un politico, quello che dici non è più una battuta. Cioè, quando tu, per esempio, prendi una giornalista come quella di Repubblica, che si chiama Federica Angeli, che vive sotto scorta perché ha fatto a Mafia Capitale, su Mafia Capitale e sulla mafia di Ostia degli articoli molto pesanti, ma si è permesso un giorno di criticare il Movimento 5 Stelle e Grillo l'ha nominata giornalista del giorno sul blog e le è arrivata una colata di melma, io spero che tu non stia capendo quello che fai, perché quello che fai è un attacco violento da parte di un potere, che è la politica, a un contropotere, che è il giornalismo. E questo secondo me è un errore importante. Una delle piccole cose che tra una cazzata e l'altra cerco sempre di affermare è che i ruoli sono divisi. Adesso prima con il nostro amico scherzavamo giustamente, giornalista, autore di satira, è vero, io non sono né l'uno né l'altro e mi difendo in questo modo. Quando dico la cazzata sono un autore di satira, se la dico diciamo da... adesso è un po' troppo alto, però... Già io mi do fastidio quando mi sento, quindi così mi sembra eccessivo. E quando invece faccio il giornalista cerco comunque di avere, se ci riesco, la brillantezza dell'autore di satira, però mi smarco continuamente. Grillo no, Grillo è un politico, il Fatto Quotidiano no, è un giornale. Quando tu dai una notizia e quella notizia è data con un taglio satirico e gonfi quel titolo, in realtà secondo me è una responsabilità importante, quindi le due cose andrebbero in qualche modo divise. Abbiamo altri jingle che utilizziamo? Molinari l'abbiamo sentito prima, ecco, anche questo diciamo necessita di una spiegazione. Molinari, che è il direttore della Stampa. Più chiaro di così. Perfetto. Questa è molto criptica, chi l'ha capita? È la pubblicità della Sambuca Molinari, che perché purtroppo Molinari è un altro che non è che abbia tantissima personalità, no? Quindi io mi sono appoggiato a questo piccolo gioco proprio per fare anche un pochetto il cazzaro e trovare il modo di nobilitare una figura che altrimenti gli ascoltatori insomma non conoscono o conoscono poco. Poi all'interno del programma, oltre alla rassegna stampa, ci sono delle rubriche. Prima non abbiamo fatto quella sul clickbaiting, che appunto ho raccontato prima brevemente cos'è. Il clickbaiting è questa tecnica che è utilizzata da quotidiani come Libero, il Fatto Quotidiano, il Giornale, per prometterti notizie che poi non ci sono. Oppure l'altra cosa su cui io vado molto spesso e ultimamente diciamo è diventato un pochino di moda, un po' sdoganata, è la colonna di destra, la cosiddetta colonna infame. C'è una rubrica che faccio sempre con Linda che si chiama appunto La colonna infame. Chi è che è in grado di spiegarmi che cos'è la colonna di destra? Cioè che tecnica, visto che vi occupate anche di comunicazione e di informazione? Benissimo. La mucca che guarda passare il treno. Perfetto. No, lo sappiamo, la colonna infame è quel disimpegno, diciamo, no? Che viene utilizzato sui quotidiani online di destra per dare notizie su qualcosa di improponibile, tipo i gattini, tipo Gianluca Vacchi, tipo, ne hai qualcuno? Abbiamo qualche esempio, no? Sì. Possiamo anche vederlo, forse? Boh, chissà, non lo so. Vabbè, lo leggiamo, facciamo prima, vai. Allora, vi dico questo qui del Corriere. Corriere della Sera. Che è un caso di, non solo di diciamo, gattini sulla pagina, ma anche bufala. Tutte e due la colpa, insieme. Perfetto, perché, sì. di cosa parla? Parla di un insegnante di algebra, che è diventata star del web. Questa è la notizia che riporta il Corriere con a fianco notizie di... Purtroppo voi non la vedete, ma l'insegnante di algebra porta la quinta. Questa è la cosa sostanziale che poi, diciamo, convince il... E la cosa bella che veniva rilevata da bufale.net, che è un'altra rubrica
che sta facendo appunto quest'anno, sì, è che se, il Corriere si è fidato di un titolo per far appunto cliccare sulla pagina, ma in realtà se si va a vedere le foto di profilo di questa ragazza si vede che ha poco più di 16 anni. Quindi non è lei. Non può essere una professoressa. No, è lei, ma non è professoressa. Ah, quindi hanno messo una foto di una minarenne con le tette di fuori in home page sul Corriere della Sera. Questo per fare un piccolo punto, insomma, su come sta andando l'informazione italiana, perché ovviamente anche il Corriere ha bisogno principalmente di fare traffico, come si dice in questi casi, perché il problema dell'informazione italiana è il traffico. Allora, vediamo un po', poi cos'hai? Ad esempio sul Mattino riporta notizie, torna il sereno, sì, di tempo, no? Tra Belen e Stefano torna la pace. Benissimo. Lei con Iannone e lui a spasso con il figlio. Che è un chi se ne frega importante. Anzi, no, devo dire che tanto, siccome non si inventa mai niente, in questa settimana in cui lavoravo, si chiamava Acquario, noi avevamo una rubrica che si chiamava E chi se ne frega, precisa, e raccoglieva esattamente questo tipo di notizie. Poi molti hanno provato a farla anche in radio. Devo dire che i più bravi in assoluto sono stati Lillo e Greg, che la fanno a Radio 2, e si sono inventati il personaggio del grande capo Esticazzi, non so se avete presente, che fa molto ridere, devo dire, è un grande capo indiano a cui viene data una notizia di questo tipo. Adesso io imito malamente Lillo e Greg, leggine una. È tra i serpenti più velenosi al mondo, avvistato mentre se ne va al pub. Questa è la stampa di Torino, eh? Serpente avvistato mentre se ne va al pub. Quindi diciamo, no, per dire, anche chi l'ha messa in pagina secondo me era andato al pub. A questo punto Lillo chiede a Greg che cosa pensa il grande capo di questa notizia, quindi ridimmela e chiedemi cosa ne penso. Cosa ne pensa di questa notizia? E sti cazzi, pensa che eccetera eccetera. E devo dire funziona abbastanza bene. Altre notizie? Altre notizie, cioè, beh, Azalea, lo scimpanzé che fuma, intrappolato nello zoo nordcoreano. Benissimo. Ecco, tra l'altro su Kim Jong-un, che è il leader nordcoreano, c'è una quantità di bufale meravigliose, perché ogni tanto ammazza uno con la contraerei, ogni tanto lo fa sbranare dai cani, tutte cose che non sappiamo se siano vere, mentre sappiamo che ha ricevuto sia Salvini che Razzi in visita ufficiale. Devo dire, ecco, diciamo, era la cena, da Obama sono andati Benigni, Armani, mentre là sono andati Salvini e Razzi, devo dire con un motivo vero, perché lì faranno il remake di un film celeberrimo che è Scemo e più scemo. Allora, questo era veramente molto facile. E hai qualcos'altro, Linda, che vuoi segnalare? Perché poi racconto brevemente anche le altre rubriche che facciamo, insomma, okay, a 42. L'ultimo titolo è Mojito, il cane che ogni notte porta un gioco diverso nel suo letto. Ed è molto bello perché... Cane si chiama Mojito? Il cane è Mojito, ma tu vedi le fotografie nella gallery e c'è lui che porta ogni sera un pupazzo diverso. Quindi, se uno si vuole... Che giornale è questo? È La Stampa. La Stampa di Torino, perfetto. E La Stampa che proprio ha tra l'altro una zona dedicata che si chiama La Zampa, cioè hanno capito che, non sto scherzando, sembra una cazzata, sul sito della Stampa c'è una parte principale che si chiama La Zampa, che raccoglie tutta questa marea importante di stupidaggini. Invece poi c'è l'altro mondo che tratto spesso, che è il mondo del debunking, appunto, cioè la bufala, la notizia finta. Sui social capita spessissimo di condividere notizie che non si sono verificate, e quindi ogni settimana c'è una rubrica che riguarda appunto le bufale. Ne hai qualcuna che vogliamo? Sì, appunto la prima era quella che ti dicevo della professoressa, sì, mascherata da Butek, che sono uno di questi tra i siti come bufale.net che riporta un po' la parte di informazione finta. L'altra è l'anaconda gigante in Brasile. Sì. Questo era un titolo che era comparso, adesso ti dico dove, aspetta, sul messaggero.it. Certo, testate notizie di giornale. Anche. E, naturalmente non è vero, è una fotografia che era stata, diciamo, costruita ad hoc, come spesso accade quando magari ci sono notizie riguardanti delle foto stupefacenti, come la scorsa settimana c'era l'angelo caduto in centro a Bologna. Non mi so, e sono tra l'altro notizie che vengono condivise con una marea di condivisioni su Facebook, ma la cosa fondamentale che sta alla base è proprio la ricerca della fonte, che sono quello che loro cercano di smascherare è quello, quindi andare alla base della ricerca. Il debunking, come non so forse lo conoscete, ma Paolo Attivissimo, che è un celebre autore web, appunto, che fa esattamente questo, cioè ci racconta che sulla Luna ci siamo andati davvero, che
le Twin Towers non sono cadute per un complotto del Mossad, eccetera, eccetera. Quindi si parte dalle cose molto grandi a quelle molto piccole, perché mi diverte appunto raccontare come l'informazione italiana, insomma, sia a grave rischio, visto che anche giornali seri condividono queste cose. Poi tra le rubriche che segnalo c'è Fastidio, appunto, che è quella che lanciavo all'inizio, contro gli, contro gli anglicismi, è una rubrica che faccio con Luca De Gennaro, che è un altro DJ di Capital, perché mi piace moltissimo far entrare e coinvolgere nel programma appunto persone che abbiano a che fare con la radio, perché fa molto rete, è una tecnica. Ne abbiamo qualcuno, per esempio, sì. Aperinfo, ecco, l'Aperinfo è una cosa che mi dà molto fastidio, è un aperitivo a 5 stelle, però poi non parlo più di Grillo perché sennò sembra... Grazie, vedi, lui entra, ogni volta che lo cito accade questo. Poi ancora, per esempio, il disegno delle frecce rosse viene definito defective by design, disegnato col culo, si dice meglio, e quindi è più semplice. Oppure questo è Affari e Finanza, che dice cerchiamo persone con un mindset innovativo. Io in alcuni casi come questo non so cosa voglia dire, quindi magari con un'attitudine forse, mindset potrebbe anche essere. Il percorso da leader parte da un ottimo onboarding, questa è Repubblica, onboarding. Poi ancora make up e acconciature facili, i 15 migliori beauty look visti sul red carpet a Cannes, tappeto rosso, beauty, anche la cena dell'altra sera di Renzi, lo state dinner. Lo trovo meraviglioso perché il tweet precedente di Renzi era un tweet sulla difesa dell'italiano e poi ha fatto un tweet sul fatto che andava allo state dinner, che lo trovo meraviglioso perché poi è Renzi che effettivamente non promette, cioè non mantiene quello che promette. Ok, poi altre rubriche che abbiamo, vabbè, un utilizzo molto appunto personaggi della radio, c'è Giancarlo Cattaneo che è un nostro DJ che ha una voce molto bella, a differenza della mia che è stata proibita in 8 stati americani su 50, e questa è di Woody Allen, io cito sempre quando faccio la battuta di qualcun altro, e stiamo facendo il referendum, quindi l'ultima cosa che ha letto è l'articolo 70, che forse conoscete, Allora, no, perché mi fa piacere perché mi sto raffrontando con una platea giovane e mi rendo conto che non è un caso che siamo su Radio Capital, perché è una radio dei vecchi, quindi questo è fondamentale, perché vedo che su alcuni argomenti proprio non... insomma, l'articolo 70 è un po' il caposaldo della riforma costituzionale che andremo a votare, perché è quello che riguarda i poteri di Camera e Senato, e nell'articolo 70, quello di prima... era la frase che era scritta nel vecchio articolo 70, era il potere esecutivo è esercitato dalla Camera e dal Senato, questo era, però Renzi ha detto semplifichiamo, no? Quindi giustamente adesso si semplifica, e il nuovo articolo 70 dice questo: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione, di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, e va avanti per 50 righe. Allora, questa è la semplificazione di Renzi. Io ho preso un attore, ho diciamo, preso un'idea che qualche anno fa faceva Rai 3 con Vittorio Gassman, e faccio leggere all'autore, a questo attore, questo pezzo, perché dia un piccolo senso a una cosa che, come in quella vecchia canzone di Vasco, invece un senso non ce l'ha. E, poi un'altra cosa che faccio, o che inseguo, il programma si chiama Lateral non a caso, cerco di essere laterale, cioè quando ho degli ospiti fanno sempre una cosa che non farebbero normalmente. Per esempio il mio esperto in letteratura, che si chiama Mario De Santis, ha una rubrica che si intitola Non l'ho letto, non mi piace. Quindi ogni settimana io gli chiedo una stroncatura di un libro semplicemente avendo visto la copertina. Lui non lo legge. Cioè non hai bisogno di leggerti il libro di Bobo Vieri per capire che è una cagata. No, allora lui prende il libro e in 2-3 minuti mi fa la recensione senza averlo letto. Lui è un profondo letterato, un profondo conoscitore, quindi già c'è un piccolo spostamento. Oppure il mio critico televisivo è un prete. Chiamato un prete, molto simpatico, che ho reclutato sul web, si chiama Don Cristiano Mauri, e... diciamo, non ha la televisione, quindi ogni volta gli chiedo di andare a cercarsi sul web quello che deve vedere, lui mi racconta X Factor, ho chiesto quello per prima, ovviamente perché come simbolo ha una croce, quindi mi sembra evidente, però poi insomma siamo andati avanti e mi sono trovato molto bene. In tutto questo, ecco, lui diciamo, è il paradigma di una cosa che mi rende molto, molto più facile andare in onda. Allora, qual è l'arte più difficile sia in radio che in televisione? L'intervista. L'intervista è complicatissima. Perché?
Perché tu devi avere, io ho lavorato fino all'anno scorso con Fabio Fazio perché tempo che fa, devi avere una marea di informazioni sull'ospite, devi sapere chi è, devi cercare di prevedere quello che ti dirà. L'intervista sbagliata è l'intervista in cui tu speri che l'ospite ti dica qualcosa. Tu devi sapere più o meno prima quello che ti dirà. Devi avere un percorso pronto ad andare da qualche altra parte. Ecco, il problema più grande degli intervistatori italiani, ma in generale, è che non ascoltano le risposte. Quindi tu fai la domanda, ma la risposta non viene ascoltata. L'esempio, diciamo, di scuola è Gigi Marzullo, no? Gigi Marzullo, che però insomma, funziona, è capace di chiedere a un intervistato che cos'è per lei la notte, quello risponde, bah, per me la notte è molto importante perché una notte di qualche anno fa ho sterminato la mia famiglia a colpi di macete, e la domanda successiva è progetti per il futuro, cioè non è che lui... Perché ha la scaletta e quindi naturalmente va avanti. Ecco, l'intervista è molto difficile. Allora, siccome io so che le interviste non le so fare, o comunque è un genere che mi è molto difficile, mi sono inventato questa piccola regola che le faccio soltanto a gente che conosco. È molto semplice. Quindi, soprattutto in radio, tra l'altro, la radio ha questo livello, che è un mezzo nobilitante. Quindi il primo coglione che ha un microfono viene comunque percepito come persona vagamente autorevole e quindi sono io che scelgo con chi parlo. E questo trova, diciamo, il suo espletamento più preciso in una rubrica che è la mia rubrica di promozione di libri, musica, cinema e così via, che si chiama, abbiamo la sigla. Il marchettone di Lateral. Esatto, perché io dichiaro che quello che sto facendo è proprio un marchettone, cioè che quello che è lì con me è lì perché è un mio amico, non è che sia lì per altri motivi, è una persona che conosco e della quale promuovo il libro, il film, eccetera, eccetera, e questo mi salva in due ambiti. Uno, intanto parlo con qualcuno che conosco. Qualche tempo fa è venuto ospite, come si chiama il cantante di Ottavo Padiglione? Bobo Rondelli. Bobo Rondelli. Ecco, io chi conosce Bobo Rondelli? Perfetto. Allora, tu conosci Bobo Rondelli, è un grande Bobo Rondelli, ma io non lo conosco. Allora, se tu conosci Bobo Rondelli, sai che Bobo Rondelli ha, diciamo, una percentuale etidica sempre molto importante, no? Ma lo diciamo con affetto nei suoi confronti, e che è un geniaccio, una persona tra l'altro capace di grande allegria, grande simpatia, di battute, un imitatore straordinario, per esempio fa benissimo Marcello Mastroianni. Qual è il problema? Che lui faccia benissimo Marcello Mastroianni l'ho scoperto al 12° minuto dell'intervista, perché non conoscendolo, nei primi quattro noi ci guardavamo ed era praticamente io non sapevo cosa dirgli, faticavo moltissimo a entrare nei suoi ritmi, perché era una persona che mi era totalmente ignota. Erano le 8 del mattino, orario nel quale verosimilmente di norma va a letto, e quindi io non riuscivo a interfacciarmi. Questo ha cagionato 10 minuti di radio inascoltabili. Io avevo gli ascoltatori che mi scrivevano, dicevano che sono sempre molto attenti. È uno scherzo? Questo era il livello. È stato uno dei pochi errori che ho fatto, una delle poche deroghe di intervistare sempre gente che abbia in qualche modo un rapporto con me. Negli anni, poi vi lascio andare alle vostre famiglie, è cresciuto un rapporto con queste due figure che vedete qua, che sono, molti mi scrivono spesso, complimenti a tutta la redazione di Lateral. Ok? Ecco. Sì. Non è che... No, nel senso che in realtà tutta la parte, diciamo, di scrittura, comico, satirica, eccetera, eccetera, è una cosa che io normalmente faccio 2 minuti prima di andare in onda segnandomi le battute sui post-it, come avete visto. Questo è il lavoro che faccio normalmente la mattina. Poi ci sono tutte queste rubriche, in queste rubriche negli anni Linda, che è entrata come stagista gratuita, vogliamo ricordarlo. Sì, a distanza. A distanza, esatto. Poi adesso le cose ovviamente sono cambiate e paga qualcosa per lavorare. No, nel senso che è uno dei rari casi in cui appunto uno entra stagista e poi fa un percorso, che è una cosa pazzesca, e nel frattempo, tra l'altro, per fortuna, visto che con i soldi di Capital credo non ti compreresti neanche un panino, sei diventata un'autrice, cioè, fai delle torte buone, ma quelle non le vendi. Così. Ma potresti usarcela. Potresti anche farlo. E Lina si occupa di intanto far andare la macchina delle rubriche, che sono diverse tra loro, negli anni ne abbiamo avute tante, per esempio qui a Torino forse conoscete Carlo Rossella, che è stato direttore della Stampa, poi tra l'altro insomma è stato credo Miss Muretto nel 94, c'è cioè una persona, e lui ha questa rubrica sul Foglio Quotidiano, sul Foglio, sì, si chiama Foglio Quotidiano, sono quelle tre righe in fondo in cui racconta notizioni di alta società, tizio è andato a New York con quell'altro, normalmente lo fa perché così cita una marca di champagne che gli mandano gratis, questo è. E Linda collabora alla scrittura anche di queste rubriche, ma anche di molte altre, no? Quindi tu ti fai tutto il giorno un lavoro di cernita e di ricerca. Nei pomeriggi e poi nella sera. Però Linda ha un problema per la radio, è una donna. Attenzione. E ha una voce molto gradevole. Okay.
Quindi, e gioca su se stessa. Noi abbiamo fatto per molti anni una rubrica, abbiamo anche scritto un libro su questo, sui misteri del sesso. Il meccanismo, esatto. Il meccanismo era questo, prendevamo le lettere ai giornali, c'è ancora gente che scrive, non so, a Marina Ripa di Meana per sapere come trombare, una cosa che io, francamente, di cui ancora adesso non mi capacito, perché l'hai vista, vero? Ecco, allora, no. E ho anche, ti ricordi qualche altro nome di rubrichisti del sesso? No? C'era Marco Rossi, Marco che Rossi. Quello è il sessuologo. Anche se il mio preferito era sempre Cronaca Vera, che è un settimanale meraviglioso, ancora in bianco e nero. Se volete fare un salto negli anni 50, compratela, è fantastico. O iscrivetevi al PD, che è uguale. E adesso dirò una cosa, ma tanto l'ha detto anche Madonna, tipo, la cosa bella di Cronaca Vera e di quella rubrica è che ogni 3 settimane le domande giravano, perché non è che... E qui ogni 3 settimane c'era appunto, posso rimanere incinta durante un rapporto orale? Questa era una cosa che veniva ripetuta. E abbiamo scherzato su quello. Quindi questa è stata la tua prima rubrica. Poi negli anni, però, insomma, diciamo, per fortuna sì. No, perché la curiosità è sempre alla base, poi certo. Giustamente lo strumento è sempre quello del quotidiano, della rassegna, di quello che i giornali possono offrire e dagli spunti che da lì possono nascere. Certo. Quindi per quello, guardando le pagine online, sono venute poi fuori la colonna, il clickbait e altre rubriche. Ma poi soprattutto, ecco, una cosa che può sembrare una stupidaggine, noi ci siamo occupati di Turchia con largo anticipo, prima che diventasse quella specie di avamposto adesso anche della storia in qualche modo, che è diventato. Perché? Perché Linda aveva questa curiosità e a me è piaciuto appunto modificare anche la destinazione d'uso di Linda nel programma, perché mi piaceva invece che proprio perché il programma è un programma di disimpegno, la figura che fino a 10 secondi prima aveva parlato di sesso invece si occupasse di parlare di diritti delle donne, di Turchia e così via, perché risultasse in qualche modo completa. Ed è un esperimento di cui sono molto orgoglioso perché ha funzionato. Ha funzionato, nato per caso, ma tramite Twitter in questo caso. No? Esatto. Ricordiamo che quando c'erano i movimenti c'erano dei miei amici lì. Jesse Park, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi. Però, sì. Insomma, da allora in poi quest'anno è nata questa notizia Linda, quindi ogni giorno... Io ho una notizia che mi porta Linda dal web sostanzialmente, è una notizia seria, quindi la figura che eri abituata ad ascoltare come figura invece di intrattenimento, e lo sai ancora perché poi ti utilizzo anche in questo modo, invece porta una notizia seria perché mi piace mischiare i generi, verosimilmente di esteri perché c'è questa piccola cosa molto vera, delle notizie di esteri in Italia non frega un cazzo a nessuno, ce ne accorgiamo sempre quando è troppo tardi, tant'è che io ho una rubrica settimanale con una sinologa che parla di Cina e dice ma chi ci frega, da ci frega, come diceva appunto Woody Allen, occupiamoci della Cina prima che la Cina si occupi di noi, questo è. Allora, ecco, per concludere velocemente, poi se per caso c'è qualche domanda che non sia quando te ne vai, ovviamente l'ascolto volentieri, ha un ruolo molto importante anche la regia di Angelo, a cui darei un microfono, ricordati di accenderla e non fare come al solito. Allora, acceso, no, sì. Esatto. Allora, Angelo, che è un regista, appunto, e col quale negli anni abbiamo costruito un programma che non è quello che avete visto oggi, un programma normalmente molto diverso da quello che avete ascoltato oggi, che è un programma fatto molto, molto di ritmi, e diciamo, abbiamo costruito un feeling per cui io ti guardo negli occhi e tu sai quando entrare. Esattamente, giusto? Poi parte anche... diciamo che con Luca, man mano con gli anni si è instaurato un rapporto veramente di, al di là della stima, anche comunque appena inizia a parlare, oppure che vuole cambiare argomento, oppure vuole dire una notizia allegra, seria, già in qualche modo riesco a captare quello che vuole fare, quindi non sempre ci riesco, ma no, quasi sempre. Quindi. Ci riesci quasi sempre, quando non ci riesci io me ne lamento in diretta perché sono un cacazzi. Detto questo, però... È vero che diciamo, negli anni lui ha anche imparato, abbiamo imparato insieme in realtà, io ho un problema, l'avete visto, la musica è il mio nemico. Radio Capital è una radio musicale principalmente, quindi io molto spesso mi trovo che ho finito il tempo, più notizie e così via. E quindi la cosa nacque con Pannella, quando era ancora vivo, io mi ero immaginato che Pannella in realtà non chiudesse mai la frase. Quindi se avete mai ascoltato Radio Radicale, Pannella parlava in continuazione e non c'era una chiusa, continuava ad aprire subordinate e quindi noi immaginavamo che Pannella proseguisse all'infinito e ogni tanto, ne hai una per caso, no? E entrava a schiovere sul programma e mi interrompeva. Ed è un'altra cosa che a me piace molto, perché quando lui mi sorprende io mi diverto, commento, gialappo per usare un verbo che mi sono inventato e mi sembra renda l'idea. Cioè, chiarisco una volta per tutte anche come la penso io, scusate. Conoscete questo? Sono direttore di una radio, è giusto che dica come la penso, ma sono pensieri personali, Quindi la gente è abbastanza intelligente per dire, padre Livio, va a prendere un caffè che è ora. Chi è?
tu lo sai, non fai testo, però perché o sei ripetente oppure non sei nella scuola. Che... Quando non ce la fai più, confidati con Gesù. Anche questa è una cosa che parte da un problema vero, cioè Radio Maria è esatto. Radio Maria entra ovunque, Radio Maria copre tutte le frequenze, Radio Maria rompe i coglioni a qualunque radio in Italia. Radio Maria, io ogni volta che penso all'otto per mille, se sapessero cosa sto pensando in quel momento e a come l'hanno speso, credo che verrei incenerito direttamente da un fulmine, però. Anzi, citiamo Mussolini. Mussolini disse una volta, visto che è un caro amico di molti di noi, sto scherzando, se Dio esiste gli do 5 secondi per fulminarmi. Perfetto. Ok. Allora, e quindi è il mio modo per dire appunto, poi all'inizio era un semplice divertissement, invece adesso quello che viene detto da Fanzaga, che fa tra l'altro una rassegna stampa esattamente alla mia stessa ora, è oggetto per me, mi dà la possibilità di entrare e di commentare quello che viene detto. Poi altra cosa molto importante, Luca, che non accade in tutte le radio, noi ad ogni argomento si cambia base, quindi sì. Si cambia mood. Magari non, cioè, oggi non l'avete sentito, ma diciamo che ogni rubrica ha ovviamente una confezione, come è normale, però appunto se parlo di Carlo Rossella, per dirne parte una, parte la base, che è la base di Casino Royale, il film con Peter Sellers, di parodia di James Bond, perché mi sembra adeguata a Rossella. È un'ovvietà, però è vero che dietro comunque, al di là di tutto, c'è un lavoro importante, cioè ogni base ha un senso, ogni base comunica qualcosa, ogni base è un programma appunto che alimenta e distribuisce cazzate, ma dietro ha tutto un piccolo lavoro, perché prima di distruggere qualcosa devi averlo costruito. Quindi io in questi anni ho tentato di mettere su un piccolo meccanismo di programma come se fosse un programma vero. Ho una rassegna stampa che alla fine è una rassegna stampa vera in qualche modo, c'è persino qualcuno che per informarsi ascolta me, il che ha dell'inverosimile, però succede. Però poi la sporco, la distruggo, la ribalto, la spezzo, eccetera, eccetera, perché mi diverte fare quello, perché è il mio pretesto per dire quello che mi pare. Poi ovviamente se lavoro per altri, adesso non riusciamo a vederla perché io con la tecnologia ho un rapporto piuttosto accidentato, quando lavoro per Enrico Bertolino, che fa una rassegna stampa fake, mi diverto a scrivere titoli fake, perché anche quello è un genere che non si inventa. Chi segue Lercio? Immagino molti, perfetto. Lercio è la versione, diciamo, moderna di una cosa che si è sempre fatta, cioè la parodia del linguaggio giornalistico della notizia scritta come se fosse una notizia vera. Io conosco amici di Lercio e uno di questi ha comprato un librino che si chiamava Murri e Verde News, due nomi che non vi dicono ovviamente assolutamente nulla, ma sono stati due dei più grandi autori televisivi italiani, satirici. Tra l'altro Amuri stava con Susan Sarandon, quindi massimo rispetto, e che facevano esattamente questo. Cioè ogni sera su Rai 1 alle 7:20 di sera, parliamo di ere geologiche precedenti, anni 80, si mettevano lì e leggevano, era radio in televisione, 20 notizie false. Era Lercio. E quando questo mio amico di Lercio l'ha presa, mi ha detto, ehi, ma facevano come noi? E io gli ho spiegato che no, siete voi che fate come loro, perché appunto in comicità spesso non si inventa niente, ma se andassimo a parlare del tema della primogenitura delle battute non ne usciremo più, quindi sarebbe una cosa un pochetto complicata. Sì, beh, ma non mi è arrivata la... Vuoi darmelo su chiavetta? Vabbè, no, giusto per salutarci, perché vi ho ammorbato brevemente, cerco di capire se riesco a farvi vedere invece la segna stampa che fa Enrico Bertolino, che è esattamente questo, cioè è esattamente invece la notizia inventata, quindi non appoggiarsi alla... cosa vuoi fare? Raccontami. Hai una cartellina, ma che brava, apri la cartellina, fai così. Questa è una cosa che gli ho preparato l'ultima volta che è stato ospite a Piazza Pulita, credo, e riguardava appunto questo tipo di tecnica, cioè la notizia inventata fatta come se... Benissimo. Questa è una cosa che ho fatto invece per Bertolino, che appunto è aggiornata relativamente... Trovata su Brett, con cui Stefano Bettarini non ha tradito l'avventura. Questo è il primo. È Samantha Viale, ai tempi del matrimonio di Super Simo, era una suora di clausura, oggi fa la pornostar, dopo essere stata delegata al PD. Finalmente un lavoro degno, che è quello della pornostar. Questo è Pizzarotti, lascia il Movimento 5 Stelle ed entra nei PU. Pronto il primo singolo, mi dispiace, devo andare. Questo era anche abbastanza ovvio. Andiamo sulla seconda, che è Repubblica. Eccolo qua, Renzi semplifica ancora, tolto il no dalle schede. Ancora in ritardo le proteste del 5 Stelle, perché Di Maio ha ricevuto la notizia via mail, ma non l'ha capita. Questo. Video, il Premier comunica la notizia durante il ritrovo dei giocatori di Pokémon Go. Questo ci sta, perché
ovviamente Renzi, a differenza nostra, è sempre molto tecnologico. La stampa, Zagrebelsky, dramma sfiorato, si addormenta in auto mentre ascolta l'intervento di Zagrebelsky. Maxi tamponamento evitato per miracolo, Renzi per restare svegli bastava un sì. Questo è. Poi sotto Mentana shock, è in onda la venerdì scorso ed emergono piaghe da decupito. Questo è. Questo dato è un tentativo, perché di solito con Enrico noi facciamo questa cosa, ma la facciamo con dei giornali cartacei. Invece questo è fatto per l'aria che tira, e quindi siccome erano le 11 del mattino, bisogna adeguarsi. Ovviamente i giornali cartacei veri li conoscevi già, e quindi abbiamo fatto quelli finti, quelli inventati. Brevemente, perché questa cosa inspiegabilmente vi fa ridere? Perché io ho preso una confezione realistica, sembra vero, è perfetto. Io quando chiedo al grafico di rifarla, la chiedo precisa, deve essere uguale, perché la comicità è un simpatico inganno. Non a caso, un'altra regola fondamentale della comicità è la regola del 3. Ti dico una cosa vera, te ne dico un'altra, e quindi ti porto dentro un ragionamento, e poi deraglio, perché dico una cazzata. Quindi io ti ho preso per i fondelli, ti ho illuso per due battute di dire qualcosa che abbia un senso, e poi dico la cagata. E questo è un piccolo meccanismo che funziona più o meno sempre, a parte con determinate battute. Salvini sbaglia Felpe e fa un comizio ad Adidas. Il leader leghista tratto in inganno dalla scritta sull'indumento, intanto nuovo colpo per il CAV, che sarebbe Berlusconi, al ritorno dagli USA scopre che pure Dudu vota sì. Parisi, leader del centrodestra, nuovi dubbi, ieri pomeriggio ha chiesto il voto a un'anziana signora che non l'ha riconosciuto, era sua madre. Questo. E poi video, perché ovviamente utilizziamo gli stilemi appunto del web, il leader leghista mentre arringa il pubblico con la frase basta coi negri, l'Adidas agli adidassiani. Questo è. Fatto Quotidiano, Virginia Raggi ridà la visita a un cieco. La sindaca neutralizza consigliere pidiota che voleva impedirle il miracolo e riabilita un ex elettore di Renzi. Ora che ho visto la luce voterò Movimento 5 Stelle. Di Battista e Di Maio trovano un portafoglio con 12 miliardi di euro e lo restituiscono. Il proprietario li userò per un fondo contro il Bilderberg e le scie chimiche. Allora, grazie. Perché questa cosa funziona? Perché ti sto dicendo che alla fine il Fatto Quotidiano che rompe il cazzo a tutti gli altri perché non sono abbastanza obiettivi, no, voi avete riso perché riconoscete un giornale che è vicino al 5 Stelle, quindi io l'ho ribaltato e ho fatto questo piccolo giochetto. Andiamo quasi a chiudere. Sole 24 ore, per andare in pensione prima si faceva domanda ieri. Padoan, se non lo sapevate colpa vostra, PIL rivista delle stime, crescerà dell'8%, ma in Svizzera. Fuga di cervelli ritrovato a Las Vegas, quello di Lapoel Khan, e era a colloquio con quello di Donald Trump e quello di Mario Adinolfi. Questa, vabbè, e questo è sulle 24 ore. Quindi, per dire insomma che questa è una tecnica, quella che avete visto prima in maniera molto così raccogliticcia, perché dal vivo è fatta in questo modo, è molto diversa, è un'altra tecnica. A me diverte molto fare la satira, ve la consiglio, perché come dicevo prima, è un modo, senza che ti rompano i coglioni, di dire quello che vuoi. Con un unico nemico, non ci sente nessuno? Posso dirla quella dell'ANAS? Okay. Sì, sì, due cose velocissime, poi davvero ci salutiamo. Allora, io in questi due anni ho avuto due momenti in cui mi sono molto divertito. Il primo riguarda proprio Beppe Grillo. Sono andato a vedere, grazie Beppe, sono andato a vedere un bluff di Grillo. Due anni fa, alluvione a Genova, Grillo dice non mi intervista nessuno. Se volete intervistarmi mi date 2.000 euro che io darò ai terremotati. E io ho detto, cazzo, piatto ricco, mi ci fico. Ho lanciato un crowdfunding durante il programma e ho raccolto i 2.000 euro. E glieli ho versati. Ho detto, benissimo, eccoli qua, ti presenti tra due venerdì a Radio Capital alle ore 8:15, io ti intervisto. E ho gonfiato questa notizia per molto tempo, l'ho raccontata, anche perché, ragazzi, è uno che rimprovera sempre agli altri di non mantenere la parola data, no? Qui ha detto, mi faccio intervistare per i 2.000 euro, qui ho fatto quella che è la satira entrista, cioè la satira che entra nella realtà e cerca di modificarla. Questa cosa è stata anche ripresa dai giornali, è cresciuta. È venuto quel venerdì lì? Non è venuto. Cosa ha fatto però subito dopo? Mi ha mandato una mail in cui diceva che l'iniziativa era sospesa. E quindi che comunque, perché siccome i grillini mi dicevano no, è una forzatura, hai voluto provocarlo, e certo, ho usato esattamente la sua stessa arma, ho fatto quello che lui faceva normalmente. E quando mi ha risposto dicendo che l'iniziativa era sospesa e mi ha ridato indietro i 2.000 euro,
che io ho versato, ovviamente agli alluvionati, è stata la mia piccola vittoria. Cioè, ho testimoniato che l'avevo preso in castagno, ho fatto un atto satirico, una provocazione satirica, che ha funzionato ed è uno dei momenti in cui mi sono molto divertito in questi anni. L'altro momento in cui mi sono divertito è quando si è incazzata l'ANAS. È presente l'ANAS, no? Quelli che gestiscono le strade. Ce l'hai il jingle, Angelo? Sentiamo un attimo. Quello che mandiamo all'inizio. Sì. Perché io all'inizio ogni giorno ho un piccolo billboard, si dice tecnicamente, una pubblicità, che offre il programma, quindi è una cosa che si fa normalmente, succede, solo che il mio è finto, perché quasi nessuno offrirebbe volentieri il mio programma. Ce l'hai? I poteri forti, in associazione con il gruppo Bilderberg, la Trilaterale, i Marò, il PD, AESCAT, Società Autostrade e la collaborazione dei gestori CISL, vi offrono questo programma. Allora, siamo di generazioni diverse e quindi magari il finale non vi è chiaro. Il finale è ANAS, AESCAT, Società Autostrade, che è la cantilena di Onda Verde, no? Non ho messo i gestori Agip, perché Agip è un marchio commerciale, poi non si è mai capito che cazzo faccio i gestori Agip. Voi avete mai visto un benzinaio che dice c'è coda sulla tangenziale? Io no, ma comunque li citano, evidentemente un ruolo ce l'avranno. Però, ecco, avete ascoltato, la parola ANAS è bippata. Perché ha chiamato l'ANAS lamentandosi. Una cosa che io trovo meravigliosa, perché non volevano essere associati ai poteri forti. Io... Ma come cazzo? Allora, io... Vabbè, in realtà c'è stato un fraintendimento, avevo capito che volevano toglierci la pubblicità e io mi sono chiesto, ma che cazzo di pubblicità fa l'ANAS? Cosa dicono? Prendete la statale 25, voltate... Non lo so. No, poi si sono anche scusati, pare che non fosse quello. Però ecco, il vero nemico di chi fa satira, soprattutto in radio e in televisione, sono i marchi. I marchi si incazzano, i marchi hanno un potere contrattuale. Mi era già successo un'altra volta con le lotterie, avevo preso in giro, avevo detto che la pubblicità di uno spot dei monopoli di Stato, tra l'altro, era brutto, avevo detto che era brutto, ci hanno tolto la pubblicità. Questo per darvi l'idea, ecco, il potere è quello. Detto quello, poi io negli anni mi sono costruito un minimo la fama di quello che del kamikaze, quindi mi chiamano, mi rompono i coglioni, mi dicono qualcosa, però poi... me ne frego e finché non mi cacciano via a pedate dico un po' quello che voglio. Però ecco, attenzione, perché io di Renzi dico tutti i giorni quello che voglio, di Grillo anche se poi parte quello che parte, di tutti gli altri pure. Quando tu vai contro un marchio, quello è il problema. Infatti c'è un blogger bolognese che si chiama Danilo Masotti, che aveva creato per Report di Milena Gabanelli un hashtag che era il giorno dopo non succede mai un cazzo, che è vero se ci pensate. Cioè Report ha fatto per 10 anni denunce clamorose, la mafia, la corruzione, i problemi veri di questo paese, il disastro che siamo, la corruzione, diciamo, l'ambiente morale in cui viviamo. Ha attaccato la pizza? Porco troia! Il giorno dopo ha parlato male del caffè? Oh no, per carità! Settimana scorsa di cos'è che aveva parlato, non so quale altro marchio, e infatti la Gabanelli adesso chiude. Secondo me si è rotta i coglioni della gente che telefonerà per dire gli togliamo la pubblicità, smettiamo di fare quelle belle puntate su Sereno Variabile, eccetera, eccetera. Quindi il vero nemico del satiro, bravo o scarso che sia, molto spesso appunto sono i marchi commerciali, perché purtroppo, e chiudo, non ha vinto il comunismo. Grazie, arrivederci. Troppo buoni. Eccessivo, grazie, adoro la pietà, grazie, mi fate veramente piacere. Grazie. Ci salutiamo, non ci sono domande, vero? No, siamo tutti fatti a fare colazione fuori qua, che... no? No, se ci sono domande sì, volentieri, io sto provando a evitare. Vedo gente che si alza, grazie a tutti, ciao, buona giornata.